Salve cari amici, ed eccoci qui con un altro appuntamento con RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana trascorsa in studio con voi Rosario Moreno, oggi non in video. Vi ricordo che comunque la RST Spazio Aperto è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo con domenica 8 aprile. Domenica 8 aprile a Pomezia costruivano armi da guerra per gli Emirati Arabi senza licenza. Due arresti e trattative anche con USA, Qatar e Libano. Nel mirino della Guardia di Finanza un faccendiere anglo-svizzero e una società italiana. Hanno messo a punto tecnologie collaudate durante il GP di Formula 1 di Abu Dhabi del 26 novembre e che aveva attirato anche l'attenzione di emissari di altri paesi, fra cui quelli dell'esercito degli Stati Uniti, il tutto senza che il Ministero degli Esteri fosse stato informato. In poche parole, non bastano solo quelle ufficiali, ma facciamo anche quelle non ufficiali come armi, no, cari amici? Lunedì 9 aprile 2018, Vito Crimi dice rinuncio all'indennità aggiuntiva da presidente della Commissione speciale del Senato. Ad annunciarlo, appunto, è lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle con un post sulla sua pagina Facebook. Ho anche invitato i colleghi delle altre forze politiche eletti nell'ufficio di presidenza a fare altrettanto, scrive. È un gesto che, seppur minimo, dimostra un impegno fattivo a ridurre i costi della politica e a riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Anche qui, insomma, Vito Crimi si comporta in modo corretto, in effetti, insomma, prosegue più il discorso di non pesare troppo, ecco, sulle spese dello Stato, insomma, per favorire i cittadini della nostra nazione. Sarà poco quello che faranno, però già è qualche cosa. Se dovessero fare tutti quanti, cari amici, insomma, sarebbe una bellissima cosa, insomma, per tutti noi. Martedì 10 aprile invece c'è stato un fatto molto grave. In Israele un cecchino colpisce un palestinese disarmato e i commilitoni esultano. Il video finisce in rete e il ministro israeliano dice che un soldato meriterebbe una medaglia. Il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman ha elogiato il soldato che era stato ripreso in un video mentre sparava a un palestinese sul confine con Gaza, venendo acclamato da militari intorno a lui che insultavano anche l'uomo colpito. Per Lieberman il cecchino dovrebbe ricevere una medaglia e chi ha filmato dovrebbe essere retrocesso, ha affermato, insomma, ai giornalisti questo. L'esercito di Israele ha confermato l'autenticità del filmato, affermando che esso risalga al 22 dicembre e sia stato girato dopo scontri e avvertimenti da parte dei soldati. I palestinesi hanno invece affermato che il filmato che ha destato indignazione e clamore online mostra come i palestinesi vengono colpiti mentre non costituiscono minaccia per i militari. Questo è un fatto molto grave che è successo perché noi oggi ci permettiamo di bombardare una nazione senza avere prove fattive che costruisca armi chimiche, che le usi contro la gente. Però Israele può sparare addosso alla gente, mette i cecchini. Spara addosso alle persone inermi, indifese, e tutti esultano, dicono che deve avere la medaglia a suo soldato, insomma, e possono fare quello che vogliono. Io mi spiego se ci sono il senso proprio del due pesi e due misure, no? Perché Israele è sotto l'ombrello americano, la Siria non è sotto l'ombrello di nessuno, se non della Russia, insomma, che stanno cercando di eliminare questi estremisti islamici. Ma agli americani non va bene che vengano eliminati gli estremisti islamici. E allora cosa fa? Prende altri due paesi fascistoide, paesi che non hanno, non ha, ma non la gente, non parlo mai del popolo, cari amici,
ma dei loro governanti, che questi governanti non dovrebbero neanche esistere, perché se per Dio esistesse li fulminerebbe all'istante, come la Gran Bretagna e la Francia. E insomma, dicono che hanno fatto un'operazione chirurgica, hanno colpito esattamente i posti dove colpire. E la stessa cosa ce la dissero, se vi ricordate, durante la guerra in Iraq. In Iraq tutto il mondo doveva colpire l'Iraq perché stava costruendo armi chimiche, armi di distruzione di massa. Hanno ucciso, hanno fatto di tutto, insomma alla fine non si è più scoperto niente. Anzi, è andato tutto nel dimenticatoio, come se non fosse più successo nulla. Qui in Israele i cecchini colpiscono le persone inerme. Io vorrei sapere quale popolo che adora un Dio possa commettere certe atrocità e soprattutto esultare quando si commettono queste atrocità. Ecco perché non mi meraviglio quando si legge nella Bibbia che il popolo di Israele è il popolo che ha fatto uccidere Gesù Cristo, che per i fatti suoi è capace di passare sui corpi e sulle persone, uccidere chiunque pur di avere quello che vuole. Questo è Israele, non vi dimenticate mai. Mercoledì 11 aprile 2018, il caso Uva, ve lo ricordate? Il PG di Milano chiede riapertura del dibattimento in appello. Fu omicidio preterintenzionale, ha detto. Imputati due carabinieri e sei poliziotti per la morte dell'uomo avvenuta a Varese nel 2006. Passati 12 anni. Tutti assolti in primo grado il 15 aprile 2016. Il sostituto PG Massimo Gaballo ha depositato una lista di testi che a suo dire dovrebbero essere sentiti nelle prossime udienze, anche se a decidere sull'eventuale riapertura del dibattimento dovranno essere i giudici. Speriamo che si risolva qualche cosa, o come tutti i nostri processi vanno così a vuoto. Giovedì 12 aprile 2018, diseguaglianze, l'OCSE consiglia all'Italia la patrimoniale. Dice l'OCSE che può ridurre in modo significativo il veto, comunque viene da parte degli industriali, da chi se no. Il rapporto OCSE sulla tassazione della ricchezza nei paesi occidentali certifica che l'Italia è uno degli stati in cui la crisi ha fatto sentire di più i suoi effetti, penalizzando la fascia bassa della popolazione. La tassa sui patrimoni non piace agli industriali e a Confedilizia, ma neppure a Cottarelli. Però secondo me è una cosa che bisognerebbe fare. Ma se no, non saremmo in un paese, ingiusto. Ah no, non già ci siamo in un paese ingiusto. C'è un paese che viaggia così, come viene. Perché le tasse le pagano i poveri e i ricchi. Non è che le paghino tante, anzi forse qualcuno le paga neanche. Venerdì 13 aprile 2018, Siria, Mosca, attacco a Douma fatta da 00 occidentali. Sempre il fatto sulla Siria, che a Douma si sapeva chi ha fatto questo benedetto attacco. E insomma, Mosca dice che sono stati 07 occidentali. C'è stato un intervento di USA alleate a Damasco, nuovi profughi in Europa, dicono. Il Cremlino accusa il Regno Unito di essere responsabile di quanto accaduto lo scorso 7 aprile, di avere i filmati che lo dimostrano. Erdogan rassicura, la tensione tra USA e Russia sta calando. L'ambasciatrice americana all'ONU, Harley, dice Trump non ha ancora deciso se agire. E veniamo a, questo è venerdì 13 aprile che è uscito questo articolo, invece sabato 14 aprile, Siria, attacco di USA, Regno Unito e Francia, scontro Mosca-Washington all'ONU, minata autorità del Consiglio, dice Mosca. Finito tempo delle parole, Assad pronti a colpire ancora, dicono gli americani, quindi scontro totale tra Stati Uniti e Russia durante il Consiglio di sicurezza dell'ONU riunito d'urgenza dopo l'attacco notturno di USA, Regno Unito e Francia in Siria. Mosca ha accusato Washington di minare l'autorità del Consiglio e ha aggiunto l'ambasciatore
russo Vassili Nobenzia, che è il momento che gli USA imparino che il codice internazionale di comportamento sull'uso della forza è regolato dalla Carta delle Nazioni Unite. L'ambasciatrice americana Nikki Haley ha però subito chiarito che il tempo delle parole è finito e che se Bashar al-Assad userà ancora le armi chimiche, gli Stati Uniti hanno il colpo in canna e sono pronti a sparare. Come al solito, gli Stati Uniti è un popolo, anzi no, è una nazione, non un popolo, è una nazione vigliacca. Perché se i tredici dicono che Trump non è ancora deciso, poi invece poi il giorno dopo attaccano. Vigliacche sono gli Stati Uniti, vigliacche l'Inghilterra, vigliacche la Francia. Sono nazioni vigliacche, tutto qua, che colpiscono un popolo, un'altra nazione, solo perché dicono che abbia usato delle armi chimiche. Lo dicono loro, però non è stato dimostrato. Le persone, se andate a vedere filmati, andate a filmarvi in internet, non è stata ancora dimostrata che sia stata Assad a farlo. E vi ricordo ancora l'effetto Iraq: uccidere Saddam, distruggere l'Iraq perché ha armi di distruzione di massa. Anche qui non ne sapremo una mazza, cari amici, non sapremo mai più niente, perché anche qui gli americani faranno in modo di far tacere il mondo. E mi meraviglio di Di Maio, che dice che bisogna stare vicino agli occidentali e all'ONU. Caro Di Maio, tu non eri quello, no, che tu col Movimento 5 Stelle non dicevate che dovevamo uscire dall'Unione Europea, che dovevamo fare tante altre cose, invece state cercando di fare un governo che continueremo a stare, a restare nell'Unione Europea e andremo avanti in altro modo. Tutte le vostre parole sono andate al vento e io spero proprio di no, mi auguro di no, perché all'interno del Movimento 5 Stelle c'è tanta gente interessante. Però dal momento in cui dite che volete fare un governo con Salvini e con la Lega, qui la dice lunga, la dice molto lunga. Bene, con questo è tutto, cari amici. Vi ricordo che avete ascoltato RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorso. In studio con voi Rosario Moreno, questa volta non in video, problemi di telecamera. Cari amici, vi ricordo che RST Spazio Aperto è edito da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione, ci sentiamo la settimana prossima.